Dopo l'Olimpia delle Tofane di Cortina, la Olserise del comprensorio Tre Cime Dolomiti, la Foppe della Schiaria Civetta e la Erta del comprensorio Plan de Carones Kronplatz, il nostro tour del Dolomiti Superski continua con altre due piste immancabili. Quali località e pendii ci racconterà oggi Davide Simoncelli? Saslong, pista mitica della Val Gardena, dove ogni anno si svolge la discesa libera della Coppa del Mondo maschile. Pista dove serve coraggio, perché ricca di muri, di contropendenze, di passaggi storici come Gobbe del Cammello, i muri di Sokerz, il Chaslat. Situata nel comprensorio sciistico della Val Gardena, la pista Saslong è una pista famosissima che scende fino a Santa Cristina, nel cuore della Val Gardena. Parte dai 2.249 metri del Ciampinoi e arriva, dopo 3.446 metri, a Santa Cristina Val Gardena, nella zona Cesaruacea, a 1.410 metri, con un dislivello totale di 839 metri. La pista ha una pendenza media del 24% e massima del 56,9%. Siamo in cima alla mitica Saslong, pista che ospita le gare di Coppa del Mondo maschile di discesa libera ormai da una vita. Quest'anno anche le ragazze della Coppa del Mondo si sono cimentate su questa pista ricca di punti chiave, e adesso andiamo a vederli. La prima parte della pista si adagia sul pendio della montagna, in un'area sprovvista di vegetazione. Il sasso lungo vigila maestoso alla sinistra. Guarda che spettacolo! Siamo nel uno dei punti fondamentali della gara maschile, che parte da in cima. Qua intanto le ragazze quest'anno avevano la loro partenza della discesa libera. Finisce il tratto di scorrevolezze, cominciano i muri di Sokerz, Gobbe del Cammello, Curva del Lago, Chaslat. Tutti i tratti difficili della pista cominciano da qua. Qua siamo nel bel mezzo delle Gobbe del Cammello, i salti che hanno reso famosa la Val Gardena in tutto il mondo, e mi ricordo che qua ho visto la mia prima gara di Coppa del Mondo dal vivo. Ci vuole tanto coraggio, si arriva dalla gran velocità del muro di Sokerz, coprire bene il dente quando si salta e cercare di stare più composti possibile, perché il difficile non è il volo ma è riuscire a mantenere la velocità per poi arrivare alla curva del lago per affrontare il Chaslat nel modo giusto. Una serie di muri molto emozionanti filano ora verso destra, ora verso sinistra. Gli sciatori possono ammirare da qui la parte bassa della Val Gardena e i paesi Santa Cristina e Ortisei. Finite le curve del Chaslat, ultimo pezzo non così pendente, è il pezzo dove Ghedina ha fatto gli ultimi metri assieme a un capriolo. Eccoci qua in fondo, soddisfatti, questa pista si presta a una sciata agonistica, ma anche a una sciata turistica. Il nostro tour nel carosello del Dolomiti Superski prosegue. Davide Simoncelli sta per introdurci un altro vertiginoso pendio. La pista Vasteluber si trova nell'area sciistica di Maranza Valles, in Val Pusteria. Una pista esposta a sud e con una vista panoramica appunto sulla valle. È servita da una nuovissima cabinovia, la Ski Express del Dolomiti Superski. Ha una variante adatta agli allenamenti e apprezzata dagli atleti perché è molto ripida, e con la sua esposizione a sud permette sciate sempre al sole. La nuovissima pista Vasteluber è situata sul Monte Cuzzo,
all'interno dei 50 km di piste e 16 impianti di risalita dell'area sciistica di Maranzavalles, a due passi da Rio Pusteria. Da queste parti il panorama è a dir poco spettacolare. Su questa vetta sono addirittura 500 le cime che si possono ammirare attorno a noi. E proprio per questo la Vastelüber è considerata una pista panoramica. Lunga circa 2 km, regolare, con una bella pendenza e molto larga, si collega all'uscita della pista Segervise, a sua volta spostata 300 metri più in basso. La Vastelüber non è la sola novità di questa stagione. Da 1706 a 2216 metri in meno di 6 minuti sono la distanza e il tempo che oltre 3.000 sciatori all'ora impiegano a risalire su questa pista. Il tutto nel massimo comfort grazie al nuovissimo impianto Ski Express, una moderna cabinovia da 10 posti che ha sostituito i vecchi impianti. Mancano ancora 6 piste alla fine del nostro tour tra i 1200 km del comprensorio sciistico più grande del mondo. Dolomiti Super Ski Tour continua la prossima settimana.